Salve, sono Sergio Malavasi di maremagno.com della libreria Malavasi. Oggi con il dottor Gambetti parliamo di una cosa strana, e cioè delle placchette di Umberto Eco. Sì, Umberto Eco credo non abbia bisogno di presentazione. Era un bibliofilo membro dell'Aldus Club e ha sempre amato i libri. Lui diceva che anche i libri più preziosi faceva dei segnacci. E ha pubblicato nel tempo diverse placchette o diversi libri poco noti. Ci sono, vabbè, Opera Aperta, Sotto l'assente, tutti questi libri degli anni 60, più i romanzi a partire dal Nome della Rosa, e ha pubblicato, ripeto, diverse placchette. Ce ne sono di E interessanti. qualcuna con dei pseudonimi, Certo, per cui ci vuole l'attenzione assolutamente. di Lucio Gambetti per riuscire a Uno sfilare. pseudonimo. Lo pseudonimo più noto era appunto Dedalus, pseudonimo joyciano, lui ha studiato Joyce, con cui pubblicava articoli sulla rivista Il Verri e anche sul Manifesto all'epoca. E ha pubblicato, per esempio, questo Divertissement, Philosophy in Libertà, credo che sia il suo secondo libro, il primo sempre pubblicato da questo editore. Taylor di Torino, che era legato all'università, credo Luigi Parison, che è stato il suo relatore della tesi. Questo libro perché si divertiva a scrivere poesie umoristiche sui filosofi che aveva studiato al liceo e all'università. Poi c'è questo Un'altra cosa cosa che è un libro curiosissima. assolutamente, un libro, una plaquette assolutamente non rara, però a cui Introvabile. sono molto legato perché uscì insieme all'Espresso, in cui Eco esamina i programmi, siamo all'archeologia informatica direi, i programmi di videoscrittura. Ci sono framework, WordStar, E più in questo è età, il computer da scrivere. quest'altro invece? Questo è poco prima di fare il libro sulla lingua perfetta nella cultura europea per la terza. Lui pubblicò un'anticipazione collegato alla rivista dei libri. Che era una rivista Sì, intitolata era La la rivista rivista dei dei libri. libri, sì, C'è ancora? era, sì, se non sbaglio sì, se non sbaglio sì, adesso l'ho un po' persa di vista. E poi questa definirla plaquette è un po' più, insomma, difficile perché è un volume, non so, un quarto forse. Però è interessante perché è la prima opera narrativa di Eco. La prima opera, prima ancora del Nome della Rosa, lui scrive questa specie romanzo, novella epistolare di fantascienza, illustrata da Philippe Durier, che era un disegnatore di Metal Hurlant, Esatto. per una casa editrice che io sappia ha pubblicato solo questi libri, si chiama Quadragono Libri di Conegliano Veneto, ed è un'altra curiosità di Eco. E poi, vabbè, ci sono i E poi libri. abbiamo altre cose assolutamente Io, divertenti. A mio modesto parere, secondo me La lui si memoria divertiva e fa vegetale divertire. pubblicato per le edizioni Rovello, che pubblicava la rivista L'Esopo, dove lui collaborava, è veramente una lettura gradevolissima, così come riflessioni sulla bibliofilia, sempre per le edizioni Rovello, e Questo Una invece tromba sulle colline, sempre pubblicata per l'edizione Rovello su carta. sì, monotai, come piaceva al buon scognamiglio di usare la Esattamente. monotai. E poi E poi c'erano dei libri che Bompiani pubblicava per donarli ai librai, ai distributori. Qua ce n'è uno che è Il linguaggio della Terra Australe, nel periodo in cui appunto si occupava della lingua perfetta. Oppure quest'altro, che non è la prima edizione perché fu pubblicata per la prima volta stranissimamente, da un sindacato dei bancari di Bologna, però Il miracolo di San Baudolino, da cui poi in qualche modo trasse l'ispirazione per pubblicare il romanzo Baudolino. io ringrazio il dottor Gambetti perché messi tutti assieme è la prima volta in vita mia che li vedo. Già difficilmente li ho visti singolarmente, ci voleva un bibliofilo come lui per metterli tutti assieme. Grazie.